tutti bentornati o benvenuti sul mio canale. Probabilmente in questo video sentirete un po' di rumorini, sono le cavie che si sono accanite su un pezzo di cartone. Nel video di oggi, come avrete sicuramente letto dal titolo, andrò a realizzare un trucco con la Pricked Palette di Jeffree Star Cosmetics. Guardate quanto è bella, cioè sembra tipo una borsettina. Anche l'apertura super luxury. E voilà, questo è l'interno della palette. Adesso la apro meglio per non accecarvi. Ve la faccio vedere così perché, come potete vedere, ha questi laccetti che non permettono allo specchio di andare oltre i 90 gradi. E quindi tenendola dall'altro lato vi accecherei totalmente. Questo è l'interno, super calda. Quindi vabbè, ovviamente vi devono piacere i toni sul caldo. Io li amo, sapete. Avete appena visto questo. Sono impazzita, c'è questo oro che mi sta chiamando. Io, raga, non ho mai fatto un vero e proprio look con questa, o meglio, ho fatto cose soft, tipo ho utilizzato solo questo, questo e un pochino di questo. Gli altri no, che tipo questo glitter mai utilizzato. Gli altri li ho solamente un pochino swatchati, alcuni altri neanche. Io direi di iniziare subito, non ho assolutamente idea del look da andare a realizzare. C'è da dire che la palette così è in realtà molto comoda. Mi sono avvicinata, ho messo un primer, ho messo le spillette per tenere indietro capelli e direi di incominciare. Credo che con le ragazze in giro questo sarà un video molto difficile, cioè in realtà anche negli scorsi video erano in giro, ma oggi si sono prese bene che devono rosicchiare tutto. Vado con un pennellino, così non so se sarà la scelta giusta, proviamo al massimo. Cambierò, vado con Forged, questo bellissimo arancio che tra l'altro ha inciso una macchinetta per fare tatuaggi, e vado un po' a creare una forma super pigmentato. Vado ora con un pennellino più piccolo da sfumatura con un mix di questi due arancio, ovvero Papaya Latex e Orange Fatal. E vado a sfumare la linea che ho fatto prima. Comunque, raga, oggi c'è un tempo assurdo, veramente sembra tipo novembre, infatti. Ero un po' preoccupata in realtà che non ci fosse luce. Per quanto riguarda le sfighe del video di oggi, continuano ad aumentare, perché non so come mai, ma tipo ieri avevo vuotato tantissimo la memoria del telefono, che ormai siamo proprio al limite, limite, limite. E niente, adesso tipo dopo 10 minuti di girato arriva il messaggio, hai finito la memoria sul telefono. Benissimo, quindi credo che ogni 10 minuti di clip dovrò andare a importare, ritornare, cominciare, aiuto, non ci voglio pensare. Praticamente ho il telefono che mentre giro mi dice sbrigati. Comunque vado a prendere un po' di Slice Me Open e la vado ad applicare nella parte più esterna. Dopo Forged vado un po', diciamo, a creare una sfumatura. Tengo così, vado col pennellino che ho utilizzato prima per sfumare il colore più esterno e vado a sfumare il borgogna con l'arancio. Vado con un pennellino sottile a lingua di gatto a prelevare il nero glitterato, che come potete vedere è super pigmentato, si preleva super facilmente e si vedono anche benissimo i glitterini. E lo vado ad applicare sopra il borgogna. Ovviamente questo, come potete vedere, spolvera tantissimo, ma perché lo sto anche picchiettando, quindi è normale, diciamo. Applicato, tamponato, si vedono tantissimi glitter. Sono stupendi. Prendo un altro pennellino da sfumatura piccolino e vado a sfumare la fine del nero con il borgogna. Vado ora con un altro pennellino più o meno con la forma di quello di prima a prelevare l'oro. Wow, anche questo sembra molto bello. Appena appoggiato già posso dire che è una meraviglia questo colore. Torno ora con il nero e vado a sfumare meglio e procedo così finché non sono soddisfatta della situazione. Ecco fatto, non sono assolutamente difficili da sfumare insieme questi due colori, anche come li colpisce la luce in varie angolazioni, è sempre molto figo come effetto, perché anche il nero, come avete potuto vedere prima quando l'ho applicato da solo, ha all'interno dei glitterini comunque dorati, pescati, comunque molto caldi, e quindi con l'oro si va a fondere benissimo. Vado ora con un pennellino a punta ad applicare Pale in Comparison, che è un bianco, cioè almeno da lì sembra tipo bianco panna circa, ma ha un sacco di riflessini sempre caldi. Eccolo qua, che non rende tanto in realtà, vediamo con lo swatch dalla mano, ecco sì, così, decisamente meglio. Infatti ho intenzione di andare a utilizzarlo anche come illuminante e lo vado ad applicare qui, bello. Però secondo me renderà meglio dopo, quando
base finita l'andrò ad applicare anche sotto. E sì, secondo me da illuminante ci starà veramente veramente bene. Sono andata a ripulire la zona e decisamente mille volte meglio. Adesso vado a fare lo stesso look sull'altro occhio. Applico dettagli, cosine, ciglia finte. Vado a fare la base e noi ci rivediamo dopo per le labbra. Eccomi di ritorno a base finita. Alla fine ho utilizzato il colore dell'angolo interno anche come illuminante. Non so quanto si percepisca da lì. Dal vivo si vede tantissimo, si vede veramente tanto la componente pescata arancionina. Non l'ho bagnato perché in realtà già applicato così da solo, non essendo nato come illuminante, si vede leggermente un po' di bianco. Da lì non mi sembra, dal vivo sì, un pochino si percepisce, quindi immagino che andandola a bagnare questa cosa si noti ancora di più. Per la parte inferiore degli occhi ho semplicemente sfumato un po' di matita nera con papaya latex e alla fine ho applicato anche il colore dell'angolo interno pure nella parte qua sotto. Bene, direi di passare alle labbra. E oggi mi sono portato una combo un po' particolare che però secondo me potrebbe starci bene con questa palette, ovvero matita marrone e questo rossetto che è un bordeaux rossiccio abbastanza tendente però anche al marrone. Proviamo, potrebbe star bene, come potrebbe venire un'oscenità. Alla fine bisogna anche sperimentare. Allora, la matita in questione è di Neve Cosmetics ed è Closing Time. Vado a fare il mio contorno, ecco qua. Mi piace tantissimo questa matita, trovo che abbia veramente un colore molto bello. Comunque vado ad applicare ora come rossetto Underdog degli Stanley Paint di Fenty Beauty. Vado a shakerarlo perché questi sono super liquidi. Bene, raga, dopo aver assistito in diretta al sound del doppio vomito del gatto, direi che questa combo labbra non mi dispiace, in realtà non si vede neanche tanto la differenza tra i due, pensavo che fosse molto più netta, tutto molto autunnale come il tempo di oggi. Io mi tolgo le spillette e andiamo a fare le considerazioni finali per questa palette. Allora, raga, vi consiglio questa palette assolutamente sì, se amate i toni caldi. Se non vi piacciono i toni caldi, questa non fa assolutamente per voi, perché come avete potuto vedere, qua ci sono praticamente solo toni caldi. Non mi sto a soffermare troppo su pigmentazione, sfumabilità, perché ormai lo sapete, solita di Jeffree Star. Ve ne ho già parlato molto bene in altri due video e anche per questa vale la stessa cosa, perché la formulazione è sempre quella, fortunatamente bellissima anche il colore brillantinato, stupendo, questo oro veramente veramente bello. E quindi nulla, raga, sì, se vi piacciono i toni caldi io ve la stra consiglio. Allora, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video. Io come al solito vi ricordo di andare a vedere giù nell'info box, perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!